Martedì 8 maggio 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì e, come di consueto, il martedì è il giorno delle periferie e lo facciamo con il nostro ospite che ormai è un po' padrone di casa del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. In effetti oggi è la quarantesima puntata. Quarantesima puntata di Focus Periferie. Beh, insomma, dobbiamo saperlo, portare la bottiglia da stampare. C'è un addensamento significativo di persone che sono venute, che hanno raccontato delle presenze soprattutto. Noi non raccontiamo storie, preferiamo raccontare delle presenze che ci sono sul territorio, incontrabili, che aiutano il territorio a vivere. Insomma, va in controtendenza, Walter, in un mondo di storytelling, no? Dove ormai se non fai lo storytelling non sei niente. Ci siamo pure dati un premio, noi, che si chiama Storytelling Awards, e invece stai dicendo non racconto storie, ma racconto presenze. Sì, raccontiamo presenze. Non come Giovanna d'Arco, però, cioè presenze reali, non le senti. Presenze reali. Presenze reali, tant'è, così reali, così vere, che insomma c'è proprio un ospite che sono davvero contento di avere qua, perché oggi parleremo di un tema molto caro ai milanesi, un tema che chiunque però poi va a toccare, ed è un tema interessante per tutti i milanesi. Certamente, la dottoressa Federica Tassara del Sistema Bibliotecario Urbano di Milano, che nello specifico coordina anche una decina di biblioteche rionali milanesi. Possiamo dire dal Lorenteggio a Baggio al Gallaratese fino a Zara, quindi ha una visione anche di una fetta significativa della città e, per quanto ci riguarda, anche di una fetta significativa periferica. Premesso che poi magari, come ci dirà, sul territorio delle 8 zone, chiamiamole così, periferiche, insistono 22 biblioteche comunali. Cavolo. Quindi diamo allora il benvenuto, dottoressa, grazie mille di essere qui. Grazie a voi di questo invito, anche perché insomma è sempre un piacere parlare di biblioteche, anzi bisognerebbe che se ne parlasse veramente il più possibile. Noi più si può dare voce. Dicevamo prima, in qualche modo, di andare in onda, come sia importante poi che questa realtà delle biblioteche sia sempre più conosciuta e che quindi un'occasione diventi buona proprio per parlarne. Quindi mi fa piacere assolutamente questo invito. Perché parliamo di un sistema, quello delle biblioteche milanesi, che oltre, diciamo, più di 22 periferie in totale sono? Allora, in totale in realtà sono 25 biblioteche, 25 per l'esattezza, perché includo anche quelle che sono nella zona centro, zona 1, giustamente, zona 1, più sistema. La biblioteca centrale Sormani, che ha una caratteristica diversa, perché chiaramente la biblioteca centro città, che è biblioteca pubblica ma è anche biblioteca di conservazione, quindi biblioteca storica, e poi abbiamo anche una, come dire, biblioteca viaggiante, il cosiddetto Bibliobus, che va in questo momento in 5 zone della città, che sono quelle in qualche modo dove la presenza delle biblioteche che sono più scoperte, che non hanno biblioteche, che fra l'altro ci aiuta anche in tutti quei casi in cui, per motivi di adeguamento delle strutture, ci capita di dover chiudere delle biblioteche perché, per esempio, c'è bisogno di adeguamenti per quelli che sono gli adempimenti della sicurezza, e in tutti questi casi normalmente interveniamo con il Bibliobus proprio per non lasciare completamente scoperto il servizio e quindi i cittadini di quella zona non si trovano improvvisamente. Diciamo 25 più una mobile, diciamo. Esatto. Perfetto. E questa idea, fra l'altro, fine di quest'anno, prossimo anno, di ampliare ulteriormente il numero di punti coperti da questa biblioteca viaggiante. Non sappiamo ancora fino a quanto, ma insomma. Ha detto una cosa interessante, perché so, succede che a volte una biblioteca bisogna chiuderla per sistemarla. Mi ricordo qualche tempo fa, non so se ancora, che quella vicino a Porta Venezia. La biblioteca Venezia è stata chiusa Biblioteca Sicilia, e devo dire che in questo periodo, man mano, tutte le biblioteche stanno chiudendo. Chiaramente cerchiamo di chiuderle non tutte assieme, ma di chiuderle man mano, appunto, che si fanno i lavori, per quello che è il tempo strettamente necessario, proprio perché ci sono tutta una serie di adempimenti legati alla sicurezza che fanno sì che dobbiamo fare una serie di operazioni in queste. Però dico anche che, insomma, la cosa interessante di molte biblioteche è che poi in realtà, quando riaprono o che cambiano magari sede, riaprono anche in sedi prestigiose, mi viene da dire. Sto pensando, ad esempio, in alcune ville della zona 9, ad esempio, no? Ad esempio Afori, bellissima, mi viene in mente Biblioteca Chiesa Rossa, anche questa adesso chiusa per lavori, che è in un posto, in questa cascina ristrutturata, bellissima,
A volte chiudiamo anche le biblioteche per fare delle operazioni sugli arredi piuttosto che per ingrandirle. Ad esempio, con l'estate probabilmente chiuderà per un periodo breve Biblioteca Baggio, ma perché lì c'è addirittura Biblioteca Baggio, che è già una delle più grandi di tutto il sistema, l'idea di un ampliamento di 90 metri quadri, che fra l'altro è partito proprio in qualche modo dalle richieste dei cittadini della zona. Beh, interessante vedere comunque che insomma un ampliamento, una delle biblioteche più grandi, un ampiamento in una zona periferica, però vedi. Assolutamente. Un po' di, insomma, si comincia a lavorare... che la Biblioteca di Baggio è stata anche il frutto di un processo di progettazione partecipata, dove tutta una serie di utenti si sono organizzati e quindi in raccordo con... ci piace questa logica della progettazione partecipata, perché non è in contrapposizione tra i gestori della biblioteca o il comune e gli utenti della biblioteca. La biblioteca è comunale, quindi tutti quanti ne siamo partecipi, e lì così c'è stato proprio un percorso partecipativo dove gli utenti tecnicamente attrezzati si sono attrezzati tecnicamente e quindi hanno elaborato assieme ai tecnici del Comune di Milano delle proposte di miglioramento del servizio della biblioteca di Baggio. Esatto, questo è stato, devo dire che do assolutamente, perché è stato veramente, io ho partecipato a questo processo e devo dire che è molto bello sempre vedere anche come quando poi questa partecipazione mette insieme da una parte i tecnici, ma dall'altro poi chi usa effettivamente la biblioteca, vengono fuori anche dei risultati molto importanti. E devo dire che nelle nostre biblioteche, anche sul modello di quelle che sono le biblioteche per esempio europee, soprattutto le biblioteche del Nord Europa, questa modalità del cercare sempre più, e nel progettare gli spazi, ma anche nel progettare gli stessi servizi, di in qualche modo coinvolgere il più possibile i cittadini, sta diventando sempre più la modalità che noi abbiamo deciso di utilizzare, anche nelle piccole cose, devo dire. Non è un processo per cui poi alla fine me la sento anche un po' più mia la biblioteca? Assolutamente sì, perché poi anche è chiaro che poi chi partecipa a questi processi sa che non tutti necessariamente possono essere accontentati, ma il fatto proprio di aver potuto dare la propria voce, di aver potuto esprimere i propri bisogni, sicuramente rende poi questo luogo che viene a nascere o che viene a essere trasformato, il nuovo servizio, come qualcosa di molto molto più sentito. Quindi assolutamente sì. Io so che però c'è una, faccio una domanda a tradimento alla dottoressa, se non l'ho detta prima, so che però c'è una biblioteca a cui lei è particolarmente affezionata. Biblioteca Sicilia, perché è stata sicuramente la biblioteca in cui ho lavorato più anni, e anche la biblioteca che nel 2004 ormai ho 2004, beh, 2004 ormai. Aperto, esatto. Quindi sono 14 anni di apertura, perché li ha compiuti nel periodo pasquale. Mi ricordo era Pasqua del 2004 quando ha aperto, biblioteca piccolina, ma assolutamente un gioiellino a cui chiaramente sono molto affezionata, proprio perché l'ho vista crescere. Non solo biblioteche comunali, però, hai fatto il sistema. So che vi siete messi in rete, comunque avete fatto in modo di mettere in rete un sistema che già esisteva, che è quello delle innumerevoli, sempre di più, biblioteche di condominio, che, diciamo, come dire, non sono più lasciate a se stesse, anzi hanno proprio dal sistema bibliotecario una mano e un supporto, giusto? Certo, assolutamente. Diciamo che quello delle biblioteche di condominio è un fenomeno che è iniziato a nascere nel 2013, se non erro, con la biblioteca di via Rembrandt, fra l'altro proprio in zona, zona, diciamo, non lontana da Biblioteca Sicilia, da questa zona. Infatti. E con questo primo esempio che ha avuto, ha suscitato immediatamente molto interesse. Sono venute a seguire, diciamo, un esempio, quello appunto della biblioteca, che, perché poi cos'è la biblioteca di condominio? È una biblioteca di fatto gestita in maniera del tutto volontaria, un privato che decide di utilizzare gli spazi del, diciamo, del proprio condominio, spesso spazi che sono stati lasciati liberi dove c'era prima un portierato, per costruire una biblioteca che diventa poi, anche com'è nello spirito delle biblioteche, anche un luogo di incontro, un luogo di condivisione per tutti i cittadini. Allora, questa prima biblioteca, ne sono seguite poi altre, questo fenomeno, diciamo, è immediatamente stato portato a conoscenza anche del sistema bibliotecario comunale di Milano, e quindi da qui è nata questa idea di sostenere le biblioteche di condominio e di collaborare, tanto che adesso esiste questa rete delle biblioteche di condominio
che ha un tavolo continuo, costante, c'è una collega proprio che si occupa di seguire, di sentire l'evoluzione di queste biblioteche, di monitorare, e quindi c'è questo rapporto con queste biblioteche fra il sistema bibliotecario di Milano, che è un rapporto appunto di sostegno, ma anche di condivisione assolutamente, e anche di reciproca conoscenza, che ci sembra molto importante, diciamo allargare il più possibile la conoscenza di tutti quei luoghi dove poi si fa cultura, dove si fa conoscenza, dove si fa informazione e dove anche i cittadini trovano degli spazi sani per condividere, per incontrarsi. Walter, dopo 40 puntate che abbiamo fatto, mi dice appunto, mi viene quasi normale dire, beh, casualmente è nata in periferia la prima biblioteca di quartiere, mi verrebbe da dire, no? Biblioteca di condominio. Di condominio, scusa. Biblioteca di condominio. Ma d'altronde da qualche parte magari sarebbe dovuta nascere, siccome i due terzi della città sono in periferia, se non di più, poi a seconda come si vedono determinate aree, che dici che questo, dire allora. Periferia non è dire degrado. No, ma appunto, infatti parlo. Uno apre una biblioteca, vuol dire che quello non è un elemento di degrado, anzi un elemento di arricchimento. Molto spesso si dice che la creatività sta in periferia. E infatti quello dicevo, appunto. La fame aguzza l'ingegno anche alcune volte, e quindi ci sono delle ricchezze. Quindi non associamo i due termini periferia e degrado. Mai. Perché è proprio un errore concettuale, strategico, perché vuol dire che allora io mi occupo di una certa cosa, di un certo territorio, quando diventa degrado. Allora, per noi invece è molto, io devo prevenire. Diciamo che è molto più geometrica come quindi, cosa per noi, è semplicemente ai lati, ai bordi, la periferia per noi. Il tema periferie è fisica come cosa. Delle 200 e oltre accezioni del termine periferia, anche talvolta contraddittorie, che ha computato il MIT di Boston, noi ne utilizziamo uno nella sostanza, che è quello della periferia urbana, per cui è un tema geografico. Poi ci sono le periferie esistenziali, alcune volte sono sovrapposte, alcune no. Noi facciamo un ragionamento di periferia urbana che a Milano si è consolidata con l'abolizione dei comuni, nella sostanza della cerchia limitrofa negli anni 1923 20. E intorno. Diciamo appunto, quindi nel senso è una energia, è una cosa. Ma l'energia comunque si è decuplicata. Infatti. Perché magari l'autoressa mi correggerà, ma mi sembra che siano 10 le biblioteche di condominio oggi in essere. Esattamente. Abbiamo visto via Russoli, ma ci sono anche da altre parti. Quindi c'è questo presidio, chiamiamolo così, letterario, ma soprattutto le biblioteche di condominio. Mentre nelle altre biblioteche bisogna stare un po' in silenzio, giustamente, no? Invece le biblioteche di condominio sono nate proprio come un luogo di incontro. Non c'era più, in particolare in via Rembrandt 12, la portinaia, e la portinaia si sa che normalmente parla, non è una molto silenziosa, no. Almeno stando nello stereotipo e nell'immaginario collettivo. Ecco, quello lì è stato soprattutto un luogo di incontro, ma un luogo di incontro che si concretizza nella possibilità di uno scambio anche letterario, per cui con dibattiti, discussioni, letture, e soprattutto aperto anche al quartiere, perché questo è uno dei temi. Che la biblioteca Rembrandt non è la biblioteca del condominio, chiusa nel condominio, ma è esattamente uno suona al citofono del portone, la biblioteca è proprio lì di fronte dove c'era la portineria, e quindi uno entra e frequenta. Ecco, quindi c'è il problema della, in questo caso dell'apertura. Infatti, prima è avuto un lapsus, l'ho chiamata biblioteca di quartiere, l'ho chiamata, perché alla fine diventa quasi biblioteca di via, di strada, diventano più solo di in condominio certo a quel sì, punto, esatto. Giusto? Devo dire, così dica, un po' faccio la correzione, parlavo prima, no, delle biblioteche di condominio, come biblioteche più dove si parla. Devo dire che ormai anche le nostre biblioteche sono sempre meno biblioteche del silenzio, meglio, sono biblioteche dove ci sono dei luoghi deputati al silenzio, che sono normalmente le sale studio, perché lì per forza di cose è richiesto. Ma sempre più anche nelle biblioteche sono diventate luoghi di conversazione, luoghi dove accadono le cose, appunto, perché, dove insomma, ci sono eventi, laboratori, non gruppi, è più lettura, non è più solo scambio. Prendo un libro, me lo porto a casa, lo, esatto, leggo lì e poi lo riporto dopo, c'è un po' di giorni. C'è sicuramente il tema della lettura del libro, ma ci sono poi ma la biblioteca è un mondo. È veramente un che mondo. Tipo di eventi e quanti eventi, che tipologia, allora, si possono trovare all'interno del nostro sistema? Gli eventi che ormai si fanno nelle nostre biblioteche sono tantissimi. Prima ne parlavamo anche fra noi, ormai diciamo che ognuna delle biblioteche del sistema ha come minimo un 2, a volte anche più, eventi per settimana, a cui poi si aggiungono gruppi di lettura, si aggiungono
vengono visite scolastiche, quindi ci sono veramente e le attività Non sono molto bravo in matematica, mi viene da dire un 50-20 settimane. Sì, una cosa e l'altra. Esatto, quindi tantissimi, e devo dire che poi gli eventi sono di tutti i tipi, perché ci sono dalle conferenze agli eventi, alle letture animate, ci sono laboratori, ci sono anche tanti corsi di avvicinamento, per esempio alle nuove tecnologie, per esempio una cosa che viene fatta nelle biblioteche, che sta prendendo sempre più campo, richiestissima, è quella per esempio dell'avvicinamento alle tecnologie informatiche, soprattutto per il pubblico degli over 65, così come invece dall'altra parte ai bambini insegniamo per esempio i linguaggi di programmazione. Ecco, perché questo volevo capire, si può fare l'identikit di chi viene alla biblioteca di Milano, oppure è impossibile fare un identikit preciso? Allora, è sempre più difficile, perché ci sono veramente dei target molto diversi, cioè c'è chi viene nella biblioteca cercando, come dire, quello che è l'aspetto più tradizionale della biblioteca, cioè il prestito dei libri, il prestito dei documenti. C'è chi viene in biblioteca per trovare delle occasioni di incontro con le altre persone, c'è chi viene semplicemente perché ha bisogno di un'informazione in quel momento, c'è chi viene perché magari è attirato da un evento particolare, c'è una grandissima, grandissima, ad esempio, partecipazione dei bambini, dei ragazzi, perché poi si fanno tantissime attività loro destinate. Ci sono poi altra fascia, quella per esempio degli anziani, che invece vengono in biblioteca anche proprio come modo per passare il tempo. Ci sono gli studenti, che utilizzano soprattutto gli spazi della biblioteca per studiare. E per quello che non c'è più il silenzio, diceva, nella biblioteca, perché sono troppi studenti. No, beh, loro sono quelli che ancora ci più al silenzio, però devo dire che è veramente un pubblico molto molto variegato alla fine. Anche perché variegate anche proprio l'offerta che viene proposta. Malta, abbiamo parlato appunto delle biblioteche comunali, delle biblioteche di condominio, in realtà però diciamo sul territorio di Milano, soprattutto appunto nelle periferie, possiamo contare tantissimi altri tipi di biblioteche, fino ad arrivare, so che Consulta ne ha fatto un conto spannometrico, ma sempre abbastanza preciso. Ah, diremmo okay. Abbastanza puntuale, infatti, poi, insomma, magari voi... per difetto, perché andare a cercare le presenze sul territorio, siccome non c'è questo qui manca obiettivamente una visione complessiva, noi per esempio sulle biblioteche abbiamo avviato un lavoro ancora un po' di anni fa, forse più di un lustro fa, e la prima cosa che ci siamo posti è: va bene, vediamo quali sono le ricchezze presenti nel territorio. Abbiamo fatto una mappatura. Da questa mappatura, che ricomprendeva le varie biblioteche, quindi le 22 comunali che sono presente nelle otto zone, diciamo così, periferiche di Milano, anche se in maniera un po' impropria dal punto di vista concettuale che dicevamo prima di periferie urbane. Dopodiché sono nate nel frattempo le biblioteche di condominio, perché quando facemmo la prima mappatura c'era sostanzialmente appunto la biblioteca di condominio di via Rembrandt, e poi ce n'erano più di 20 invece di associazioni, parrocchie o cose di questo genere. Quindi noi abbiamo sul territorio un sistema, noi lo chiamiamo un sistema, anche se non è raccordato ancora, ma in essere, cioè quando parliamo di presenze reali, noi parliamo di più di 50 biblioteche che sono presenti sul territorio e che sono le biblioteche nel comune di Milano. Allora, chi anche ha lo sguardo su tutto il comune di Milano, in questo caso parlo degli amministratori, se non tiene conto di questa complessità non riesce nemmeno a percepire le energie positive che ci sono nel territorio periferico e che quindi potrebbero essere anche utilizzate invece di essere lasciate un pochettino abbandonate alcune volte perché non si conoscono, ma utilizzate proprio per... Oggi il tema delle periferie è all'ordine del giorno, proprio esattamente per rispondere a questa tematica di diamo una risposta al tema delle periferie. Sarebbe interessante anche nel momento in cui, insomma, abbiamo portato Tempo di Libri a Milano, che quindi, insomma, riporta il libro al centro, perché non pensare magari a una sorta di fuorisalone del libro anche in queste situazioni meno istituzionali, diciamo. Potrebbe essere un'idea anche, insomma, che anche gli editori così cominciano a guardare il territorio su cui operano. Allora, gli editori fanno gli editori.
Mi fanno anche le fiere però adesso. Fanno le fiere, dopodiché e se ne rubano una città all'altra. Abbiamo il presidente degli editori, che abbiamo il nuovo presidente degli editori, come abbiamo avuto modo di citare alcune altre volte, fa l'editore, quindi è interessato ad acquisire nuovi acquirenti dei libri che vengono stampati, che ne vengono stampati numerosissimi ogni anno. Ah, sempre di più. Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che ci siano 80.000 nuovi libri editati ogni anno, e quindi è un numero molto, molto importante. E nonostante chiaro, si legga meno, è chiaro, questa cosa quello non è nemmeno detto, perché bisogna capire. Comunque, infatti, il tema è: andiamo nelle scuole, arricchiamoli, dotiamoli di libri. Allora, uno è finalizzato, però, siccome fa l'editore, a trovare delle forme anche di vendita, un nuovo potenziale bacino di acquirenti di libri. E noi diciamo che il ragionamento che facciamo noi e che proponiamo e sosteniamo è appunto quello di una visione dalle periferie. E quindi guardiamo dalle periferie questo tipo di situazione, quindi la prima cosa che diciamo è: bene, ci sono più di 50 biblioteche presenti sul territorio, che possono essere utilizzate anche per i ragazzini o cose di questo genere. Ci sono vari modi per avvicinare alla lettura. E quindi tutte queste cose possono concorrere, basta avere chiaro da qual è il punto di vista da cui si vuole partire. Se si vuole affrontare il tema delle periferie, bisogna partire necessariamente dalle periferie, perché a partire a Milano, da Palazzo Marino, abbiamo visto nel corso dei lustri, dei decenni, che non si può. Ormai quasi un secolo di storia, dal 1923, che non si arriva al territorio delle periferie. Il sistema delle periferie è un sistema che, ad esempio, Consulta Periferie Milano usa spessissimo per anche eventi propri, anche alcune lezioni da scuole di periferie, giusto, state fatte? Ma lezioni da scuole di periferie, diciamo che noi crediamo che le biblioteche comunali, tra le altre cose, siano uno dei luoghi di interesse della città, e quindi, ma come succede in tutte le biblioteche, certo, perché ne giriamo abbastanza per le iniziative che facciamo, e quindi vediamo proprio che girandole abbastanza tutte le iniziative vengono condivise, ospitate. Noi abbiamo un percorso adesso di a scuola di periferie, e in particolare c'è una focalizzazione sulla storia delle periferie. Storia delle periferie, come la facciamo? Esattamente partendo da libri fatti da autori locali, no? Che hanno studiato il territorio, uh-huh, hanno fatto dei libri. Recentemente possiamo dire che in una delle più piccole biblioteche comunali, che è la biblioteca Arara, vicino a San Siro, abbiamo presentato i libri di Figino, di Trenno, di Quinto Romano. Del mese scorso è stato Garegnano e la Certosa di Milano. Piccolina, ma così dice in milanese, piscini ma cattiv, cioè, devo dire ne che fa anche di le nostre, anche perché poi un'attenzione che c'è di solito nelle biblioteche è anche proprio questo tipo di attenzione, anche per quel, cioè, per un rapporto poi con le associazioni che ci sono nel territorio, proprio per una collaborazione che poi permette anche, perché poi questa offerta di cui si parlava prima è un'offerta proprio anche garantita da questo dialogo che c'è costantemente e che si cerca da entrambe le parti con quello che sono le associazioni del territorio, perché poi Milano è una città e le periferie milanesi sono veramente ricchissime di associazioni che sono pronte a collaborare, a proporre, e quindi diciamo questo tipo di collaborazione virtuosa dà veramente anche questi risultati alla fine. E non davvero mi viene da dire, la biblioteca rimane anche forse un ultimo poi presidio proprio del territorio da parte delle istituzioni, nel senso che comunque sarà anche una stupidata dirlo, ma insomma lì c'è il simbolo del comune, lì c'è una bandiera del Comignano che sventola e che dice: e l'istituzione esiste, l'istituzione c'è, esatto, dà un senso anche di appartenenza. È un posto aperto assolutamente a tutti, cosa che secondo me è proprio il carattere del distintivo, uh-huh, della biblioteca, senza nessuna barriera, chiunque può entrare in biblioteca. È un posto tutto sommato che assicura comunque sempre la possibilità di fare delle esperienze di qualità in qualche modo, quindi anche questa possibilità di tenersi informati, di avere un'informazione in qualche modo sana, quindi ci sono tutta una serie di elementi che fanno della biblioteca sicuramente un elemento, e anche un elemento proprio dove che permette anche l'incontro dei cittadini di un territorio alla fine. E che infatti sono proprio contento di questa puntata, perché spesso è l'unico, diciamo, ostacolo è proprio questo,
riuscire a far capire alla gente, far sapere alla gente, informare la cittadinanza di quello che succede sotto casa. Un po' perché comunque, vabbè, diciamo, siete a casa che ci ascoltate, ma siete molto distratti, eh? Spesso vi dire, a meno che non ve lo portiamo le cose a casa, fate un po' fatica a muovervi o a scoprire o ad andare anche semplicemente due o tre vie più in là di casa vostra. Il cittadino milanese è un po' dormiente, spesso ventieri, un po' proprio complicato comunque comunicare del mare magnum delle situazioni milanesi, no Walter? Questo è un grosso problema, quello della comunicazione. Ma diciamo, quello della consapevolezza è un tema che noi milanesi abbiamo, è atavico. Bovesi dalla Riva nel 1288 fece addirittura un libro, Le meraviglie di Milano, per rendere coscienti non solo gli stranieri ma anche i milanesi, che secondo lui dormivano un pochettino, e quindi renderli coscienti di quella cosa. Ma c'è un punto fondamentale, che è quello della comunicazione e dell'informazione. Prendiamo, ma io direi quasi qualsiasi biblioteca, per cui dalla biblioteca del condominio di via Rembrandt a una biblioteca comunale, a una biblioteca di un'associazione. Come facciamo a sapere di tutte queste ricchezze che ci sono, di tutta questa miriade di iniziative? Noi crediamo che un pochettino l'informazione debba essere data dove la gente ci casca dentro. Perché se uno deve andare a vedere in tutte le biblioteche quando ci sarà l'iniziativa che gli può interessare e dove, diventa un po' problematico. Ci sono persone che lo fanno, dedicano parecchio tempo a informarsi su dove andare, però... So il consulto di Milano ha fatto una vera e propria proposta su questo. Noi no? Abbiamo fatto una proposta da un po' che portate avanti una proposta, diciamo, ecco. Sì, dal 2012 crediamo che ufficialmente la prima proposta l'abbiamo fatta all'allora assessore alla cultura Boeri durante un appuntamento annuale che abbiamo svolto nel corso degli anni, che era l'incontro con le realtà culturali periferiche, e quindi invitavamo l'assessore alla partita così a dialogare, e abbiamo lanciato una proposta che per quanto ci riguarda viaggia sempre nella logica del costo zero tendenzialmente, e quindi qual era la proposta? Cioè quello di istituire una modalità di affissione diretta gratuita e regolamentata naturalmente in alcuni posti di pertinenza comunale. Quali sono questi posti di pertinenza comunale? Sostanzialmente tre, che esistono già e quindi non sono da costruire, non c'è niente da spendere. Uno sono i mezzanini delle metropolitane. Noi abbiamo con la linea Lilla qualcosa come 60 mezzanini delle metropolitane, dove le persone ci cascano dentro, non devono andare appositamente a vedere in biblioteca se ci sarà quell'incontro o non ci sarà, anche perché chi va in biblioteca è una parte, diciamo, pure minima della popolazione. Se noi vogliamo fare una proposta a tutti, diciamo sempre, siamo contenti quando vengono 50 persone in biblioteca ad assistere a un evento. Sì, abbiamo capito, però peccato che il quartiere faccia 20.000 persone. Allora, se noi non abbiamo come riferimento le 20.000 persone, poi se dovessero venire 20.000 nella biblioteca diventa un pochettino problematico, però non si corre molto questo rischio. Ecco, allora è importante che ci sia questo, perché poi da cosa nasce cosa? Quindi uno spazio di un muro 2x3 dove... la biblioteca, senza togliere spazio a pubblicità già esistente, no, o no, cosa? Qui non stiamo parlando di niente, stiamo parlando di utilizzare un piccolo muro senza finalità pubblicitarie, quindi non si va nemmeno in controtendenza con quelli che possono essere accordi con tra l'ATM e i concessionari pubblicitari, ma è un'informazione di servizio. Cioè che la biblioteca, come altre associazioni, altre biblioteche che promuovono iniziative culturali, dibattiti e quant'altro, le persone possono venire a conoscenza. Quindi un muro 2x3 circa, dove possono essere affissi tranquillamente quelle 20-30 iniziative che nell'arco di un mese si svolgono in quel territorio. Il secondo punto sono i mercati comunali coperti. Molti mercati comunali coperti hanno delle pareti di ingresso dove la stessa logica è: bene, ci possiamo mettere, dedicare uno spazio di 2x3 o anche più piccolo a seconda dei casi, dove appunto chi frequenta il mercato comunale possa leggere le iniziative che ci sono in quel periodo.
E poi una terza possibilità, che sono le bacheche comunali. Le bacheche comunali sono disseminate in maniera piuttosto articolata su tutto il territorio, sono proprio di passaggio, e quindi ci sono quattro spazi per manifesti, dando comunque la priorità alla fissione commerciale, però l'ultimo spazio sulla destra, nel momento in cui non c'è la fissione commerciale, può essere utilizzato da un'associazione, una biblioteca che sta facendo un'iniziativa per la propria affissione. Se poi ci sarà la affissione commerciale, la coprirà. Però un conto è o tutto o niente. Ho fatto anche delle foto delle bacheche, ho visto prima, ah, allora, hai fatto proprio la proposta, siamo arrivati a fare proprio anche la proposta è una proposta al comune. Molto, molto semplice. Beh, non l'ho vista più. Non occupa... Vediamo Dagma, quella lì di San Babila. Era giusto San Babile, hai fatto? Sì, San Babile, abbiamo trovato qua. In quel caso, ma vale per tutti. Dici, prendiamo un pezzettino di muro così, tanto libero è libero, e ci facciamo una bacheca. Sì, dove allora, non se l'assessore alla partita magari dove, ci sta guardando in questo momento, ma perché no? A questo punto noi diciamo un'altra cosa. Il sindaco si è fatto carico, proprio non ha voluto un assessorato alle periferie, perché ha detto delle periferie se ne occupa il sindaco. E noi diciamo che dal punto di vista organizzativo ci sembra un'impostazione adeguata, perché il tema delle periferie non è un tema di un assessore piuttosto che di un altro, è del sindaco. Quindi ci sembra una proposta molto lineare, senza costi, perché altrimenti noi andiamo a sostenere anche tutta una serie di associazioni di cittadinanza attiva che fanno delle proposte, ma poi, quando si tratta di comunicarle, come le comunichiamo? Le comunichiamo al nostro piccolo giro solito, dico piccolo, importante, ma è piccolo, ma rispetto, solito, ma è piccolo rispetto alla città, dove possiamo essere anche contenti, però non è adeguato all'oggetto. Se l'oggetto sono le periferie, vuol dire che sono le periferie. Ma sono siamo in chiusura, persone. Siamo già arrivati a fare la nostra mezz'ora. Io in chiusura vorrei chiedere invece alla dottoressa Tassara di raccontarci un po' magari dei prossimi eventi, qualcosa di interessante che succederà nelle varie situazioni delle biblioteche di Milano. Allora, prima una piccola cosa rispetto a quello che si diceva prima, cioè rispetto alla comunicazione, io considero assolutamente importante il fatto di quanto è considerata interessante la comunicazione, è testimoniato dal fatto che negli ultimi anni le biblioteche hanno lavorato anche molto per inserire questo tipo di informazioni e di comunicazione sui social, per cui hanno aperto la loro pagina Facebook, sono su Instagram, su tutta una serie di, per cui c'è stato, e anche il nostro catalogo, così come è stato modificato, più interattivo con i cittadini, in questo momento permette anche una comunicazione, come dire, più snella rispetto a quant'era prima. Rispetto a quello che ci sarà nel prossimo immediato futuro, devo dire, beh, ce n'è un po' per tutti i gusti, obiettivamente, perché poi tuttora abbiamo appena finito con tutta una serie, che stanno ancora continuando, di incontri, laboratori sul tema della legalità nelle biblioteche. C'è stato proprio tutto questo filone con tutta una serie di incontri, continuano ad esserci, ci sono costantemente laboratori di tutti i tipi per i bambini, continuiamo come si diceva prima con gli incontri, i laboratori di alfabetizzazione informatica, insegniamo l'utilizzo del PC, ma anche per esempio l'utilizzo, non so, del tablet piuttosto che del telefonino, insomma tutta una serie di iniziative che in qualche modo si aprono proprio all'offrire anche proprio delle possibilità di conoscenza, di nuovo apprendimento. Molto interessante quello che dicevo fa, appunto, delle pagine Facebook delle biblioteche. Sì. Se siete qua a seguirci, quindi siete degli utenti Facebook, state usando Facebook, direi che mettete like a qualsiasi cosa vi passi sotto il naso, lo sappiamo. Magari andare a cercare proprio la biblioteca sotto casa vostra e mettere like con un bel segui non vi costa niente, e in compenso quando succede qualcosa sotto casa vostra sarete i primi a saperlo e quindi poter andare e magari a dirlo anche ai vostri amici che non lo sanno. Abbiamo un sistema di newsletter per tutti quelli che desiderano ricevere le nostre informazioni, vengono costantemente aggiornati su tutto quello. Basta quindi, veramente poco, più si sono può... gli strumenti per comunicare, sicuramente più, diciamo, i risultati poi diventano importanti. Va bene, allora io vi ringrazio tantissimo, siamo arrivati in chiusura. Grazie mille, dottoressa, per questo bellissimo scenario che ci ha dato sulle biblioteche milanesi. Walter, grazie anche a te per la puntata di oggi. Scuole Preferite, abbiamo parlato, continuano gli appuntamenti. Sì, diciamo proprio brevemente, è iniziato il ciclo di Cori Milano, e quindi con gli appuntamenti di Figino e di Lambrate.
e continuerà per oltre 60 concerti in 30 sedi. E poi martedì invece 15 maggio alle ore 18 prosegue a Scuola di Periferie, con un particolare focus sulla burocrazia, partecipazione a burocrazia. I temi saranno la COSAP e la SIAE. La COSAP è la tassa di occupazione del suolo pubblico, e la SIAE che non tutta una serie di problemi creino a chi fa cittadinanza attiva. Non mancheremo, soprattutto la seconda ci interessa tanto, quindi non mancheremo sicuramente a questo incontro. Io davvero vi ringrazio tanto Walter, grazie ancora dottoressa, grazie. Buona giornata a entrambi e buona giornata anche a tutti voi che ci avete seguito, grazie mille per averci seguito. Vi ricordo che tutti i martedì parliamo di periferia, l'appuntamento poi è per questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.